caloroso benvenuto a tutti voi dal St. Jakob Park di Basilea, sede della finale di Europa League 2016. La partita di oggi è tra Inghilterra e Cile. Io sono Fabio Caresse, qui con me c'è Luca Marchegiani. Ciao Fabio, io sono pronto, tu sei pronto? E a casa? Adesso ascoltiamo l'inno della squadra avversaria. Ecco le formazioni delle due squadre. Concentrati e la partita ha inizio. Luca, secondo te chi può fare la differenza oggi? Se devo scegliere qualcuno, dico Sanchez. L'ex ragazzo prodigio cileno è un giocatore fantastico, quando è in giornata è praticamente immarcabile. Poi lui ha questa tenuta fisica che gli permette di fare un gran lavoro in pressing sui difensori avversari quando iniziano l'azione. È difficile darti torto, queste sono le partite in cui si esalta. Prova a metterla subito in area. Barclay. C'è la palla lunga in avanti. Oxlade-Chamberlain. Ottimo passaggio, deve tirare. Vidal. Sulla destra. La mette sulla sinistra. Palla in profondità sulla fascia. Si libera la grande. Barclay la mette in mezzo. Continua ad andare, palla a piede. Se ne va. Colpisce. Ottima parata del portiere. Allontana il pallone. Jordan Henderson. Ottimo dribbling. Ecco il cross. Ottimo disimpegno, la spazza via.
e sarà rimessa con le mani. Azione fallosa, nessun dubbio. L'arbitro va comunque a dirgli due parole. Beh, un giocatore come lui, con il suo talento, le sue capacità tecniche e realizzative, non può non mettere in conto di subire qualche fallo ogni tanto. A volte non esiste altro modo per fermarlo. Oxlade-Chamberlain. Chamberlain! Conclusione angolatissima. Pericolo sventato almeno per ora. Ottima progressione, palla al piede. Prova a saltare il centrocampo. Continua ad avanzare verso l'area. Qui deve tirare. E c'è il gol dell'Inghilterra. Una conclusione assolutamente imparabile. Ha impattato il pallone alla grande ed è riuscito a metterlo dove il portiere non sarebbe mai potuto arrivare. Passano in vantaggio, sono partiti fortissimo. Lungo passaggio in avanti. Vidal effettua un cross dalla tre quarti. Passaggio sulla destra. Numero! Palla al centro. Non si può dire certo che questo fosse un cross da manuale, anzi tutt'altro. Buono questo tentativo sulla fascia sinistra. La mette in avanti. Arriva Alexis Sanchez. Si avvicina alla porta. Poteva essere un contropiede interessante questo. Vediamo se il lancio arriva a destinazione. Vidal cerca la profondità, sulla fascia. Ha spazio sulla fascia. Riceve in ottima posizione. Al tiro. Ottimo l'intervento del portiere. Jordan Henderson. Prosegue nella sua corsa. Passaggio in avanti. Prova il filtrante, prova la conclusione. Peccato, perché si era venuto a creare un'occasione interessante. I palloni in profondità sono difficili da leggere per questa difesa, ma non possono concedere così tanto agli avversari. Alexis Sanchez sceglie tocco corto. E passa. Occasione. Qui deve tirare. Palla allontanata senza troppi complimenti. Sulla destra. Prova a fare tutto da solo. Cerca la profondità. Barclay con il lancio in avanti. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Si libera la grande. Arriva nella tre quarti avversaria. Cross in arrivo. Chamberlain! Ma cosa ha fatto Chamberlain? Questa adesso è una seria ipoteca sulla partita. Intervenuto molto bene sul cross, grande colpo di testa il suo. Ottimo questo colpo di testa, preciso ed efficace. La traiettoria che ha dato il pallone era perfetta, il portiere non ha potuto fare niente.
si riparte da un netto 2-0. Sull'1-0 la partita era apertissima, ora possono permettersi di controllarla. Vidal la gioca a sinistra, se ne va, vuole la profondità. Grande movimento nello spazio, può calciare la rete. Barclay cerca la profondità. C'è mancato poco e sarebbe andato in porta, il difensore però ha trovato il tempo giusto, bel duello. Credo che l'affollamento in area alla fine gli abbia impedito di calciare in porta con la dovuta precisione. Lungo passaggio in avanti. Si spinge in avanti, vediamo cosa inventa. Cerca spazio. Barclay. Contrasto irregolare, dunque calcio di punizione. Barclay, Oxlade-Chamberlain, e passa! Evita l'intervento dell'avversario, tocco preciso, ecco il tiro. E non trova la porta davvero per pochi centimetri. Ci è andato molto, molto vicino, un tiro ottimo. Ed è andato vicino a una nuova segnatura. È evidente che i compagni si affidino sempre di più a lui. Questo è il classico uomo squadra. Occhio alla conclusione. E anche stavolta niente di fatto, incredibile. L'Inghilterra si propone spesso in avanti in cerca del gol. Vediamo se riusciranno a capitalizzare le occasioni che creano. E il portiere la fa sua. C'è la palla lunga, in avanti. Alexis Sanchez riceve un bel pallone. Bel gesto tecnico, si libera la grande. Alexis Sanchez prova raso terra. Alexis Sanchez ha cercato di arrivare in porta con prepotenza. La difesa fa troppa fatica ad arginarlo, dovrebbero raddoppiare la marcatura su di lui, ma anche questo comporta dei rischi. Attenzione al tiro, e arriva il gol. Vantaggio di 3 reti e potrebbe anche essere il gol della sicurezza. Era smarcato, non si è lasciato scappare questa grande occasione. Un passaggio perfetto e lui è stato bravissimo ad approfittarne. Chamberlain effettua un traversone della tre quarti. Riceve il passaggio. Prova a verticalizzare. Prova un traversone della tre quarti. Se ne va. E alla fine si salvano grazie a questo clamoroso errore degli avversari. Ma non ho ben capito cosa sia successo. Sembra che abbia sbagliato il controllo mettendo la palla fuori. Era un'ottima occasione, agli avversari di sicuro non dispiace che sia sfumata così. Palla lunga a cercare il compagno in avanti. E passa! Conclusione! Il pallone finisce lontanissimo dalla porta. Prova il traversone e questo tentativo d'azione non va a buon fine. Gli avversari hanno fatto buona guardia e forse è mancata anche un po' di inventiva nei passaggi. Decide di spedirla dall'altro lato. Barclay la gioca sulla destra. Attenzione! Tenta la conclusione e sbaglia al momento della conclusione. Non si scherza con questo giocatore, ha sfondato centralmente. Doveva solo essere più convinto nella conclusione. Ha provato a ripetersi. È l'incubo di ogni difesa. Gli avversari sono tentati di marcarlo a uomo e questo permette ai suoi compagni di sfruttare gli spazi che crea. Cerca l'uomo là davanti. Vidal. Alexis Sanchez. Prova a giocarla dentro dalla distanza.
Queste situazioni in cui c'è superiorità numerica vanno sfruttate decisamente meglio. Vuole il lancio filtrante. Arriva Alexis Sanchez. Cerca di mettere un pallone interessante in aria. La butta in mezzo. Cerca la fondo, palla al piede. La mette sulla sinistra. Si libera la grande. Buon intervento difensivo. Oxlade-Chamberlain prova a crossare da tre quarti. La mette sulla sinistra. Se ne va. Colpisce. Bella parata. E il portiere dice di no. A volte un tiro da quella distanza può sorprendere il portiere. Ha fatto bene a provarci. C'è il colpo di testa. Occasione clamorosa, ha tirato in maniera inguardabile. Vidal. Ottimo intervento di copertura. Vuole la profondità. Vediamo se il lancio arriva a destinazione. Vidal. Palla larga in profondità. Si libera la grande. Allarga sulla fascia. Alexis Sanchez. C'è la palla lunga in avanti. Sulla destra. Cercano un'azione veloce. Sono finiti i primi 45 minuti, squadre negli spogliatoi, primo tempo intenso e ci auguriamo che il secondo ci possa proporre ancora di più. 3-0 alla fine del primo tempo, per cui partita a senso unico. Vedremo se sapranno tenere nel secondo tempo. Partiti, è iniziato il secondo tempo. Alexis Sanchez. Niente da fare, non passa. Cerca di sfruttare lo spazio sulla fascia. Era lanciato in porta, ma la difesa ha chiuso bene. Passaggio in avanti. Ci prova. E c'è il gol! Stanno mostrando una superiorità evidente. Un fantastico tiro al volo per un grande gol. Una conclusione da urlo. Vede la palla, cerca d'istinto la volée e calcia con grande convinzione. Un gol davvero da brividi. E ha avuto subito un grande impatto sull'incontro. Effettivamente ha ripagato il mister della fiducia che gli ha dato mandandolo in campo. C'è movimento lì a bordo campo e dunque cambio in rete. E loro è un dominio assoluto. Vidal prova a saltare il centrocampo. Prova un traversone dalla tre quarti. Rashford. Passaggio sulla destra. Cerca lo spunto. Occhio al tiro. Ha segnato. Beh, devo dire che non mi aspettavo una simile batosta, ma bisogna comunque rendere onore al merito degli avversari. Hanno giocato una gara fantastica. Risultato ormai assolutamente impossibile da ribaltare. Alexis Sanchez. Medel. E passa. Rashford. Ottimo l'intervento del portiere. Hanno sfruttato benissimo il varco centrale, procurandosi una grande occasione.
va di testa. Lungo passaggio in avanti. Alexis Sanchez. Si libera alla grande. Prova il filtrante. Vuole la profondità. Può provare. Vidal, Jordan Henderson, la butta in mezzo, la gioca lunga sulla fascia opposta, ha spazio sulla fascia, se ne va. Jordan Henderson, lungo passaggio in avanti. Rashford la gioca a sinistra. Il pallone ha superato la linea, rimessa laterale. Medel prova a giocarla dentro dalla distanza. Rashford! Davvero nessun problema per il portiere. Il tiro non è stato un granché, ma ha avuto il coraggio di provarci. Ci è mancato poco per trovare ancora il gol. Vederlo giocare è davvero un piacere per gli occhi. Un talento puro. Si allunga e trova la palla. C'è fallo. Effettua un cross dalla tre quarti. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Rashford la gioca sulla destra. C'è spazio per calciare. La mette sulla sinistra. E passa. Palla in profondità sulla fascia. Si libera la grande. Poteva essere un contropiede interessante questo, peccato. Prova la giocata nello spazio. Il Cile ha deciso di aumentare la densità in mezzo all'area. Sì, proprio così. Credo vogliano limitare i danni sui cross e le palle alte, piazzando un sacco di uomini in mezzo all'area di rigore. Per la serie la sicurezza non è mai troppa. La mette sulla fascia. Può tentare la conclusione. Ha angolato troppo sulla sinistra. Era proprio lì, davanti alla porta, ma ha buttato via l'occasione. Rashford. Alexis Sanchez. Sulla fascia, è libero. Queste situazioni in cui c'è superiorità numerica vanno sfruttate decisamente meglio. Vidal prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Jordan Henderson. Occhio al tiro. Il portiere dice di no. Ha preferito tentare la conclusione nonostante fosse molto lontano. È andato lontano dalla rete. È un giocatore che si rivela pericoloso ogni volta che tocca il pallone. Cerca
di mettere un pallone interessante in aria. Prova il traversone. Qui può partire il contropiede. Chance per tirare. Ottimo intervento del portiere. L'azione di contropiede è stata veramente ottima. Peccato per il tiro, non irresistibile. Devono sfruttare questo calcio d'angolo. Spazza via. Ecco il tiro. Alexis Sanchez. Palla in avanti verso il compagno. Prova a metterla subito in area. E trova bene il compagno. L'appoggia sulla fascia. Se ne va. Va al tiro. È un grande riflesso qui. Il portiere è sicuro. La difesa sembrava imbambolata. Non sono riusciti a contrastarlo per niente. E spinta della difesa. La mette in mezzo. C'erano diversi compagni pronti là davanti, il cross però è stato impreciso. Arriva Alexis Sanchez. Bella palla ad allargare il gioco. Il tuffo. Pallone che finisce sul fondo. Un contropiede molto ben gestito, ma la conclusione è stata deludente. Jordan Henderson, molto solido il suo intervento difensivo, non si è fatto superare. Prova con il tocco basso. Chiede scusa ai compagni, questa palla non l'ha certo gestita nel migliore dei modi. Bella rete di passaggi. Rashford può cercare il taglio in mezzo. Cross. Rashford, e stava per arrivare addirittura il sesto gol. L'azione di contropiede è stata veramente ottima. Peccato per il tiro, non irresistibile. E poteva segnare anche stavolta. È decisamente un gran talento. Riesce a determinare da solo l'esito di una partita. Il traversone, c'è spazio, occhio. Prova un traversone dalla tre quarti. Gioca una palla lunga. Ottimo il fraseggio. Cerca la profondità sulla fascia. Numero, c'è la palla lunga in avanti. Rashford la gioca a sinistra. Occhio, può andare e trova il compagno. Riescono a mettere fuori. Vidal vince il duello fisico e fa su il pallone. Ottima discesa sulla destra. Riesce ad intercettare. Isla effettua un traversone dalla tre quarti. Poteva essere un contropiede interessante questo, peccato. Cerca di mettere un pallone interessante in area. Queste situazioni in cui c'è superiorità numerica vanno sfruttate decisamente meglio. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Tenta la conclusione. Il pallone è uscito sulla sinistra. Isla.
prova a crossare da tre quarti. Stones la gioca in profondità. Interessante azione sulla fascia destra. E passa! Ha provato a fare tutto da solo, la sua iniziativa però non ha dato i frutti sperati. Se ne va! Vede libero il compagno. Rashford! Vidal. Isla. Prova a giocarla dentro dalla distanza. Prova a verticalizzare. Effettua un cross dalla tre quarti. Isla. Cerca spazio. Intercetta opportunamente, visto che l'azione era pericolosa. Cerca la profondità. Vidal. Isla. E il difensore respinge. E c'è il boato del pubblico, si chiude la sfida, triplice fischio dell'arbitro. Una vittoria ottenuta con tutte le caratteristiche giuste: intensità, qualità offensiva, concentrazione.